Dal centro delle conferenze nella piazza del Tempio a Salt Lake City, vi trasmettiamo la sessione generale delle donne della 188esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. La musica per questa sessione sarà offerta da un coro composto dalle giovani donne dei pali dell'area di Pleasant Grove nello Utah. Jean B. Bingham, presidentessa della generale della società di soccorso, dirigerà questa sessione. Dear sisters, care sorelle, ovunque voi siate nel mondo e quale che sia la vostra età, vi diamo il benvenuto a questa riunione storica per la sessione generale delle donne della Conferenza Generale di Ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Siamo grate di essere riunite nel centro delle conferenze qui a Salt Lake City, nello Utah, e di sapere che ci sono raduni simili di sorelle in tutto il mondo. Riconosciamo la presenza di amiche di altre fedi che potrebbero essere presenti e diamo loro il benvenuto con la speranza che gradiranno il tempo trascorso insieme. Il presidente Russell M. Nelson mi ha invitato a dirigere questa sessione. Mi chiamo Jean Bingham e al momento sono la presidentessa generale della società di soccorso. Siamo liete di avere qui con noi stasera il presidente Nelson e gli altri membri della prima presidenza e non vediamo l'ora di essere istruite da loro. Riconosciamo con gratitudine la presenza dei membri del Consiglio esecutivo del sacerdozio della famiglia che servono con le sorelle. Inoltre, sedute sul podio, ci sono le sorelle che servono nelle presidenze generali della primaria Giovani Donne e Società di Soccorso. Estendiamo un caloroso benvenuto a loro e ai membri del Consiglio generale di ciascuna organizzazione, molti dei quali sono stati appena chiamati. La musica per questa sessione sarà fornita da un coro composto dalle giovani donne dei pali dell'area di Pleasant Grove, nello Utah, diretto da Tracy Warby, con Bonnie Gulliff all'organo. Il coro darà inizio a questa riunione cantando Forza, figli del Signore. La preghiera di apertura sarà quindi offerta dalla sorella Memnet Lopez, che serve nel Consiglio generale della Società di Soccorso. Dopodiché il coro canterà Il Cristo è il nostro Salvatore.
Father in heaven, we thank Thee. Sei nei cieli, ti ringraziamo per poterci, perché ci siamo potuti riunire in tutto il mondo come figli nel Tuo regno. Ti invochiamo il dono dello Spirito Santo affinché possiamo ricevere nutrimento spirituale e possiamo raggiungere il nostro potenziale. Possiamo raggiungere il nostro desiderio non solo di ricevere, ma anche di agire sulla nostra rivelazione personale che riceveremo. Proteggi coloro che amiamo, affinché possiamo anche rispettare le alleanze che abbiamo fatto con Te. A fortificare la nostra fede. Fai sì che possiamo avere la fiducia in Te e nel Tuo figliuolo e possiamo affrontare le difficoltà nella vita. E soprattutto proteggi coloro che stanno soffrendo per i disastri naturali e lascia che loro abbiano i Tuoi spiriti e la speranza e porta speranza nella loro speranza nel nome di Gesù Cristo. Amen. Thank you, choir, for that beautiful grazie music, al coro per questa meravigliosa musica.
per aver condiviso la vostra testimonianza di Gesù Cristo tramite il canto. Avremo ora il piacere di ascoltare la sorella Jody Jones, presidentessa generale della primaria, la quale sarà seguita dalla sorella Michelle Craig, prima consigliera della presidenza generale delle giovani donne, e dalla sorella Cristina B. Franco, seconda consigliera della presidenza generale della primaria. On this historic night, I express my love and appreciation to each of you. In questa serata storica esprimo il mio affetto e il mio apprezzamento per ciascuna di voi, mie care sorelle. Qualunque sia la nostra età, in qualunque luogo o circostanza ci troviamo, oggi veniamo qui unite nella stessa forza, nello stesso scopo e nella stessa testimonianza del fatto che siamo amate e guidate dal nostro Padre Celeste, dal nostro Salvatore Gesù Cristo e dal nostro profeta vivente, il Presidente Nelson. Quando eravamo una giovane coppia, io e mio marito venimmo chiamati dal vescovo per far visita a ministrare a una famiglia che non veniva in chiesa da molti anni. Accettiamo volentieri l'incarico e qualche giorno dopo andammo a casa loro. Ci fu subito chiaro che non volevano alcun visitatore dalla chiesa. Quindi, alla visita successiva, ci recammo da loro con un piatto di biscotti, sicuri che del cioccolato avrebbe sciolto il loro cuore. Ma non fu così. La coppia ci parlò attraverso la zanzariera della porta, dicendo senza mezzi termini che non eravamo benvenuti. Tornando a casa eravamo praticamente certi che se solo gli avessimo offerto dei dolcetti a riso soffiato avremmo avuto successo. La nostra mancanza di una visione spirituale rese frustranti gli ulteriori tentativi che andarono a vuoto. Essere rifiutati non è mai piacevole. Col tempo cominciamo a chiederci: perché lo stiamo facendo? Qual è lo scopo? L'anziano Cook ha osservato che servire nella Chiesa può risultare difficile se ci viene chiesto di fare qualcosa che ci terrorizza, se ci stanchiamo di servire, oppure se veniamo chiamati a fare una cosa che all'inizio non ci sembra piacevole. Stavamo vivendo la verità contenuta nelle parole dell'anziano Cook. Così decidemmo che avremmo dovuto cercare la guida di qualcuno con una prospettiva più ampia della nostra. Dopo molte preghiere sincere e molto studio, ricevemmo la risposta al perché del nostro servizio. La nostra comprensione cambiò. Provammo un mutamento di cuore. Fu davvero un'esperienza rivelatrice. Mentre cercavamo una guida nelle scritture, il Signore ci insegnò come rendere il servizio agli altri più facile e più significativo. Questo è il versetto che leggemmo e che cambiò il nostro cuore e il nostro approccio. Pertanto io do loro un comandamento dicendo così: ama il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutte le tue facoltà, mente e forza, e servilo nel nome di Gesù Cristo. Sebbene fosse un versetto che conoscevamo bene, sembrava rivolgersi a noi in un modo nuovo e importante. Capimmo che stavamo sinceramente cercando di servire quella famiglia e il vescovo, ma dovevamo chiederci se lo stavamo davvero facendo, spinti dall'amore per il Signore. Re Beniamino chiarì questa distinzione quando dichiarò: ecco, io vi dico che perché vi ho detto che ho trascorso i miei giorni al vostro servizio, io non desidero vantarmi, perché sono stato soltanto al servizio di Dio. Quindi Re Beniamino, chi stava davvero servendo? Il Padre Celeste e il Salvatore. Quando serviamo il prossimo, sapere chi serviamo e perché lo facciamo ci aiuta a capire che la più alta manifestazione di amore e la devozione a Dio. Man mano che cambiava ciò su cui ci concentravamo, cambiarono anche le nostre preghiere. A motivo del nostro amore per il Signore, cominciamo ad attendere con gioia le visite a quella famiglia. Lo facevamo per Lui. Grazie a Lui la difficoltà non era più una difficoltà. Dopo aver lasciato sull'uscio per molti mesi, quella famiglia cominciò a permetterci di entrare. Alla fine pregavamo insieme e sostenevamo delle conversazioni sul Vangelo con regolarità. Nacque un'amicizia duratura. Adoravamo e amavamo il Padre amando i Suoi figli. Riuscire
Riuscite a pensare a un'occasione in cui avete teso la mano con amore, sforzandovi sinceramente di aiutare qualcuno nel bisogno e avete sentito che i vostri sforzi non venivano notati oppure non erano apprezzati? In quell'occasione avete messo in discussione il valore del servizio? Se è così, spero che le parole di Re Beniamino possano prendere il posto del dubbio e perfino del dolore che è in voi. Voi non siete che al servizio del vostro Dio. Invece del risentimento, tramite il servizio, possiamo costruire un rapporto migliore con il nostro Padre Celeste. L'amore e la devozione che nutriamo per Lui contrastano il bisogno di riconoscimento o apprezzamento e permettono al Suo amore di fluire in noi e per mezzo di noi. A volte potremmo cominciare a servire spinti dal senso del dovere o perché ci sentiamo in obbligo, ma anche questo tipo di servizio può portarci ad attingere a qualcosa di più alto che è in noi, conducendoci lungo la via per l'eccellenza, in accordo con l'invito del Presidente Nelson a implementare un approccio nuovo e più santo al prenderci cura degli altri e al ministrare loro. Quando ci concentriamo su tutto ciò che il Signore ha fatto per noi, il nostro servizio scaturisce da un cuore colmo di gratitudine. Quando ci concentriamo di meno su noi, come il servizio possa magnificare noi stessi, realizzeremo che il punto centrale del servizio sarà mettere Dio al primo posto. Il Presidente Ballard ha insegnato: è solo quando amiamo Dio e Cristo con tutto il nostro cuore, anima e mente che siamo in grado di condividere questo amore con il prossimo mediante atti di gentilezza e servizio. Il primo dei 10 comandamenti riafferma questa saggezza divina. Io sono l'Eterno, l'Iddio tuo. Non avere altri dì nel mio cospetto. Il fatto che questo comandamento sia stato messo per primo ci aiuta a capire che se mettiamo il Signore al primo posto nelle nostre priorità, ogni cosa alla fine troverà il giusto spazio, incluso il servizio che renderemo al prossimo. Quando il Signore assume una posizione di preminenza nella nostra vita, grazie a una scelta intenzionale, Egli è in grado di benedire le nostre azioni per il nostro bene e per il bene degli altri. Il Signore disse: guardate a me in ogni pensiero, e ogni settimana facciamo alleanze di fare proprio questo, ossia di ricordarci sempre di Lui. Concentrarsi su Dio in questo modo può applicarsi a tutto quello che facciamo. È possibile che lo svolgere anche una missione di poco conto diventi un'opportunità per dimostrare amore e devozione a Lui? Io credo che sia possibile e che lo sarà. Possiamo fare in modo che ogni voce nel nostro elenco di cose da fare diventi un modo per glorificarlo. Possiamo vedere ogni compito come un privilegio e opportunità di servirlo anche quando siamo circondate da scadenze, responsabilità e pannolini sporchi. Come disse Ammon, sì, io so che non sono nulla, quanto alla mia forza sono debole, dunque non mi vanterò di me stesso, ma mi vanterò del mio Dio, poiché nella sua forza io posso fare ogni cosa. Quando servire Dio diventa la nostra priorità principale nella vita, perdiamo noi stesse e a tempo debito troviamo noi stesse. Il Salvatore ci ha insegnato questo principio con semplicità e franchezza. Così risplenda dunque la vostra luce davanti a questo popolo, affinché possa vedere le vostre buone opere e glorifichi il Padre vostro che è nei cieli. Vorrei condividere con voi alcune sagge parole trovate sulle mura di un orfanotrofio a Calcutta, in India. Se sei gentile, puoi essere accusato di avere motivazioni egoiste o secondi fini. Sii comunque gentile. Ciò che impieghi anni a costruire potrebbe essere distrutto da un giorno all'altro. Costruisci comunque. Il bene che fai oggi, domani potrebbe essere dimenticato. Fa comunque del bene. Dona al mondo il meglio che possiedi. E potrebbe non essere abbastanza. Dona comunque al mondo il meglio che possiedi. Vedi, in ultima analisi, è una questione tra te e Dio comunque. Sorelle, è sempre una questione tra noi e il Signore. Come ha detto il Presidente Faust, qual è la maggiore necessità al mondo? La maggiore necessità al mondo non è forse che ogni persona abbia un rapporto personale, continuo, quotidiano e prolungato con il Salvatore?
Avere un rapporto del genere può liberare la divinità che è in noi. E niente può avere un'influenza più grande nella nostra vita che arrivare a conoscere e a capire il nostro rapporto divino con Dio. Similmente, Alma spiegò a suo figlio: invoca Dio per ogni tua necessità. Sì, che tutte le tue azioni siano per il Signore. E dovunque andrai, che sia nel Signore. Sì, che tutti i tuoi pensieri siano diretti al Signore. Sì, che gli affetti del tuo cuore siano posti nel Signore per sempre. Anche il presidente Nelson ci ha insegnato che quando comprendiamo la sua volontà di espiazione, ogni sentimento di sacrificio in noi è completamente oscurato da un profondo senso di gratitudine per il privilegio di poterlo servire. Sorelle, attesto che quando, per il potere della sua espiazione, Gesù Cristo opera su noi e in noi, Egli comincia a operare tramite noi per benedire gli altri. Noi serviamo loro, ma lo facciamo amando e servendo Lui. Diventiamo come coloro descritti dalle Scritture che mirano all'utile del prossimo e fanno ogni cosa con l'occhio rivolto unicamente alla gloria di Dio. Forse il nostro vescovo sapeva che questa era la lezione che io e mio marito avremmo imparato da quei primi e ben intenzionati, seppure non perfetti, sforzi di ministrare i suoi amati figli e figlie. Rendo la mia personale e certa testimonianza della bontà e dell'amore che Egli condivide con noi, anche quando cerchiamo di servire Lui. Nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen. Quando ero alle scuole elementari, tornavamo a casa percorrendo un sentiero asfaltato che serpeggiava lungo il fianco di una collina. Ce n'era un altro, non asfaltato, chiamato il Sentiero dei Maschi. Il Sentiero dei Maschi era una pista sterrata che saliva dritta fino in cima alla collina. Era più breve, ma molto più ripido. Da ragazzina sapevo di poter percorrere qualsiasi sentiero che potevano prendere i ragazzi, ma soprattutto sapevo che stavo vivendo negli ultimi giorni e che avrei dovuto fare cose difficili, come avevano fatto i pionieri, e volevo essere preparata. Così ogni tanto rimanevo indietro rispetto al mio gruppo di amici sulla strada asfaltata. Mi toglievo le scarpe e camminavo scalza lungo il sentiero dei maschi. Cercavo di irrobustirmi i piedi. Quando ero una ragazzina della primaria, questo era ciò che credevo di dover fare per prepararmi. Ora so qualcosa di diverso. Invece di camminare a piedi nudi lungo percorsi di montagna, so che posso preparare i miei piedi ad avanzare sul sentiero dell'alleanza, rispondendo agli inviti dello Spirito Santo, poiché il Signore, tramite il suo profeta, sta chiamando ciascuno di noi a vivere e a prendersi cura degli altri in un modo più elevato e più santo e a fare un passo in più. Queste chiamate profetiche all'azione, unite al nostro senso innato di poter fare di più ed essere migliori, a volte creano in noi quella che l'anziano Neil Maxwell ha definito insoddisfazione secondo Dio. L'insoddisfazione secondo Dio nasce quando paragoniamo quello che siamo con ciò che abbiamo il potere di diventare. Tutti noi, se siamo onesti, sentiamo un divario tra dove ci troviamo e dove vogliamo arrivare. E tra chi siamo e chi vogliamo diventare. Aneliamo a maggiori capacità personali. Proviamo questi sentimenti perché siamo figli e figlie di Dio, nati con la luce di Cristo, ma viviamo in un mondo decaduto. Queste sensazioni ci sono date da Dio e creano in noi l'urgenza di agire. Dovremmo accogliere questo senso di insoddisfazione secondo Dio che ci attrae verso una via più elevata, mentre dovremmo riconoscere ed evitare la sua contraffazione operata da Satana. Lo scoraggiamento paralizzante. Si tratta di uno strumento prezioso che Satana non vede l'ora di sfruttare. Possiamo scegliere di camminare su un sentiero più alto che ci porta a ricercare Dio, la sua pace e la sua grazia. Oppure possiamo dare retta a Satana che ci bombarda di messaggi che ci dicono che non saremo mai abbastanza.
abbastanza ricchi, abbastanza intelligenti, abbastanza belli, abbastanza in niente. Il nostro senso di insoddisfazione può diventare divino o distruttivo. Un modo per distinguere l'insoddisfazione secondo Dio dalla falsificazione che ne fa Satana sta nel fatto che l'insoddisfazione secondo Dio ci porta ad agire con fede. Non è un invito a restare nella nostra zona di conforto e non ci porterà alla disperazione. Ho imparato che quando mi crogiolo tra i pensieri di tutto ciò che non sono, non progredisco e trovo molto più difficile sentire e seguire lo Spirito. Quando era un giovane uomo, Joseph Smith si rese profondamente conto delle proprie mancanze ed era preoccupato per il benessere della sua anima immortale. Egli disse: «Mi angosciavo sempre più poiché mi sentivo condannato per i peccati commessi ed ero addolorato per i miei peccati come pure per quelli del mondo». Questo lo portò a serie riflessioni e ad una grande inquietudine. Vi suona familiare? Siete inquieti o angosciati a causa delle vostre mancanze? Ebbene, Joseph fece qualcosa. Egli raccontò: «Mi dicevo spesso, cosa devo fare?» Joseph agì con fede. Si volse alle scritture, lesse l'invito in Giacomo 1,5 e si rivolse a Dio per ricevere aiuto. La visione che ne è scaturita ha introdotto la restaurazione. Quanto sono grata che il senso di insoddisfazione secondo Dio provato da Joseph, il suo periodo di inquietudine e confusione, lo abbiano spronato ad agire con fede. Il mondo spesso usa la sensazione di insoddisfazione come scusa per concentrarsi su se stessi, per incanalare i pensieri verso di sé e verso il passato, per rimuginare individualmente su cosa io sono, cosa io non sono e cosa io voglio. L'insoddisfazione secondo Dio ci motiva a seguire l'esempio del Salvatore, che è andato attorno facendo del bene. Mentre proseguiamo sul sentiero del discepolato, veniamo spinti spiritualmente a soccorrere gli altri. Una storia che ho sentito anni fa mi ha aiutato a riconoscere e poi ad agire sulla base dei suggerimenti dello Spirito Santo. La sorella Bonnie Parkin, che ha servito come presidentessa generale della società di soccorso, ha raccontato: «Susan era un'ottima sarta. Il presidente Kimball frequentava il suo rione. Una domenica Susan notò che egli aveva un abito nuovo. Di recente suo padre le aveva comprato della seta di squisita fattura. Susan pensò che quella stoffa sarebbe stata adatta per fare una meravigliosa cravatta da abbinare al nuovo abito del presidente Kimball. Così, quel lunedì cucì la cravatta, la avvolse con della carta velina e risalì isolato fino alla casa del presidente Kimball. Mentre si stava incamminando verso la porta, all'improvviso si fermò e pensò: chi sono io per cucire una cravatta per il profeta? Probabilmente ne ha in abbondanza. Decise che aveva commesso un errore e si voltò per andare via. Proprio allora la sorella Kimball aprì la porta e disse: «Oh, Susan». Incespicando, Susan disse: «Ho visto il presidente Kimball con un abito nuovo domenica. Papà mi ha portato della seta da New York, così ho pensato di cucire una cravatta per lui». Prima che Susan potesse continuare, la sorella Kimball la interruppe, le cinse le spalle e disse: «Susan, non scacciare mai un pensiero generoso». Mi piace moltissimo, non scacciare mai un pensiero generoso. Talvolta, quando ho l'impressione di dover fare qualcosa per qualcuno, mi chiedo se si tratti di un suggerimento spirituale o solamente dei miei pensieri, ma mi ricordo che ciò che è da Dio invita e incita continuamente a fare il bene. Pertanto, ogni cosa che invita e incita a fare il bene e ad amare Dio e a servirlo è ispirata da Dio. Che si tratti di un suggerimento diretto o del solo impulso di aiutare, una buona azione non è mai vana, poiché la carità non verrà mai meno e non sarà mai la risposta sbagliata. Spesso il momento non è dei migliori e solo raramente veniamo a conoscenza del risultato prodotto dai nostri piccoli atti di servizio, ma ogni tanto potremo riconoscere di essere stati strumenti nelle mani di Dio e saremo grati di sapere che lo Spirito Santo che lavora per nostro tramite è una manifestazione dell'approvazione di Dio. Sorelle, voi ed io possiamo pregare che lo Spirito ci mostri tutte le cose che dovremo fare, anche quando la nostra lista di impegni sembra già piena. Se ci viene suggerito, possiamo abbandonare i piatti nel lavandino o rimandare una trafila di impegni che reclamano la nostra attenzione per leggere a un bambino, fare visita a un amico, prenderci cura dei figli di un vicino o servire nel tempio.
Non fraintendetemi, io sono una che fa liste, amo spuntare le voci, ma la pace giunge dal sapere che essere di più non equivale necessariamente a fare di più. Reagire al senso di insoddisfazione, scegliendo di seguire i suggerimenti spirituali, cambia il modo in cui vedo il mio tempo. E non considero le persone come interruzioni, ma come lo scopo della mia vita. L'insoddisfazione secondo Dio porta all'umiltà, non all'autocommiserazione o allo scoraggiamento che provengono dal fare paragoni in cui risultiamo sempre carenti. Le donne che tengono fede alle alleanze sono di ogni tipo e genere. Le loro famiglie, le loro esperienze di vita, le loro circostanze sono variegate. Di certo, tutte noi verremo meno al nostro potenziale divino. E c'è della verità nella consapevolezza che da sole non siamo abbastanza. Ma la buona notizia del Vangelo è che con la grazia di Dio noi siamo abbastanza. Con l'aiuto di Cristo possiamo fare ogni cosa. Le scritture promettono che troveremo grazia per essere soccorsi al momento opportuno. La verità sorprendente è che le nostre debolezze possono diventare una benedizione quando ci aiutano a essere umili e a volgerci a Cristo. L'insoddisfazione diventa divina quando ci avviciniamo umilmente a Gesù Cristo con le nostre mancanze, invece di trattenerci e commiserarci. In effetti, i miracoli di Gesù hanno spesso avuto origine dal riconoscimento di un senso di mancanza, necessità, fallimento o inadeguatezza. Vi ricordate dei pani e dei pesci? Ciascuno degli evangelisti racconta di come Gesù abbia miracolosamente sfamato le migliaia di persone che lo avevano seguito. Ma la storia comincia con la presa di coscienza dei discepoli della loro mancanza. Si rendono conto di avere 5 pani d'orzo e 2 pesci. Ma che cosa sono per tanta gente? I discepoli avevano ragione. Loro non avevano abbastanza cibo, ma diedero a Gesù ciò che avevano ed egli fece il miracolo. Vi siete mai sentite come se i vostri talenti e doni fossero troppo scarsi per il compito che vi attendeva? Io sì. Ma io e voi possiamo dare a Cristo ciò che abbiamo ed egli moltiplicherà i nostri sforzi. Quello che avete da offrire è più che abbastanza, persino con le vostre fragilità e debolezze umane, se vi affidate alla grazia di Dio. La verità è che ognuno di noi dista una generazione dalla divinità, è figlio di Dio. Proprio come ha fatto sia con i profeti che con gli uomini e le donne comuni nel corso dei secoli, allo stesso modo il Padre Celeste intende trasformare noi. C.S. Lewis spiegò il potere di trasformazione in questo modo. Immaginate di essere una casa vivente e viene Dio a ricostruirla. Dapprima forse capite quello che sta facendo. Aggiusta le tubature, ripara le crepe nel tetto e così via. Sono lavori che andavano fatti, lo sapevate e non siete sorpresi. Ma ecco che egli comincia a mettere la casa sottosopra, a sconquassarla in modo per voi molto doloroso. Vedete, egli sta costruendo una casa completamente diversa da quella che avevate in mente voi. Pensavate di diventare una casetta a modo, ma lui sta costruendo un palazzo. Intende venirci a vivere lui stesso. Grazie al sacrificio espiatorio del nostro Salvatore, possiamo essere resi all'altezza dei compiti che ci attendono. I profeti hanno insegnato che mentre percorriamo il sentiero del discepolato, possiamo essere santificati attraverso la grazia di Cristo. L'insoddisfazione secondo Dio può spingerci ad agire con fede, a seguire gli inviti del Salvatore a fare il bene e a fargli umilmente dono delle nostre vite. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Dopo la scorsa conferenza generale, molte persone mi hanno posto la stessa domanda. Sono comode quelle sedie? La mia risposta è stata sempre la stessa. Quelle sedie sono molto comode se non devi tenere un discorso. È così, non è vero? La mia sedia non è stata altrettanto comoda durante questa conferenza, ma sono davvero grata per la benedizione e l'onore che ho di parlarvi questa sera. A volte, servendo, ci capita di occupare sedie diverse. Alcune sono abbastanza comode, mentre altre non lo sono. Tuttavia, abbiamo promesso al nostro Padre nei cieli che serviremo Lui e gli altri
con amore e che faremo la sua volontà in ogni cosa. Alcuni anni fa, i giovani della Chiesa hanno imparato quanto segue. Quando vi imbarcate nel servizio di Dio, vi unite al più grande viaggio in assoluto. Aiutate Dio ad affrettare la sua opera ed è un'esperienza incredibile, gioiosa e meravigliosa. È un viaggio aperto a tutte le persone di tutte le età ed è anche un viaggio che ci porta su quello che il nostro amato profeta ha chiamato il sentiero dell'alleanza. Purtroppo, però, viviamo in un mondo egoista in cui le persone chiedono continuamente «E io che ci guadagno?» invece di chiedersi «Chi posso aiutare oggi? In che modo posso servire meglio il Signore nella mia chiamata? Oppure sto dando tutta me stessa al Signore?» Un grande esempio di servizio altruistico nella mia vita è quello della sorella Victoria Antonietti. Victoria era una delle insegnanti della primaria nel mio ramo durante la mia infanzia in Argentina. Ogni martedì pomeriggio, quando ci ritrovavamo per le riunioni della primaria, ci portava una torta al cioccolato. Tutti amavano la torta, tutti tranne me. Io odiavo le torte al cioccolato. E sebbene lei cercasse di condividere la torta con me, io rifiutavo sempre. Un giorno, dopo che ebbe offerto la torta al cioccolato a tutti gli altri bambini, le chiesi: «Perché non ne porti una con un gusto diverso, tipo arancia o vaniglia?» Dopo aver riso un po', mi chiese: «Perché tu non ne provi un pezzetto? Questa torta è fatta con un ingrediente speciale e ti prometto che, se la proverai, ti piacerà». Gettai lo sguardo attorno a me e, con mia sorpresa, sembrava che tutti quanti stessero mangiando volentieri la torta. Acconsentì ad assaggiarla. Potete immaginare quello che accadde? Mi piacque. Quella era la prima volta in assoluto che mangiavo e mi piaceva una torta al cioccolato. Solo molti anni più tardi scoprii quale fosse l'ingrediente segreto della torta al cioccolato della sorella Antonietti. Io e i miei figli andavamo a trovare mia madre ogni settimana. Durante una di queste visite, io e la mia mamma stavamo mangiando una fetta di torta al cioccolato. Così le raccontai come scoprii per la prima volta il mio amore per quel dolce. A quel punto, lei mi illuminò raccontandomi il resto della storia. «Sai, Chris», disse mia mamma, «Victoria e la sua famiglia non avevano molti soldi e ogni settimana lei doveva decidere se pagare il biglietto dell'autobus per lei e i suoi 4 figli per arrivare in primaria oppure comprare gli ingredienti per fare la torta al cioccolato da portare a lezione. Sceglieva sempre la torta al cioccolato al posto dell'autobus. Così lei e i suoi figli dovevano camminare per più di 3 chilometri, sia all'andata che al ritorno, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche. Quel giorno apprezzai ancora di più la sua torta al cioccolato. Cosa più importante, appresi che l'ingrediente segreto nella torta di Victoria era l'amore che lei provava per coloro che serviva e il suo sacrificio altruistico per noi. Ripensare alla torta di Victoria mi aiuta a ricordare un sacrificio altruistico, oggetto di una lezione immortale che il Signore insegnò ai suoi discepoli mentre camminava verso la tesoreria del Tempio. Conoscete la storia? L'anziano James C. Talmage ha insegnato che c'erano 13 cassette nelle quali la gente introduceva i propri oboli per i vari usi indicati dalle iscrizioni sulle cassette stesse. Gesù osservò la fila dei donatori, composta da diversi tipi di persone. Alcuni offrirono i loro doni con sincerità d'intento, mentre altri gettavano grandi somme di monete d'oro e d'argento, sperando di essere visti, notati e lodati per le loro offerte. Fra questa gente vi era una povera donna, una vedova, la quale fece cadere in una cassetta 2 piccole monete di bronzo. E il suo obolo equivaleva a meno della metà di 1 centesimo della nostra valuta. Il Signore radunò i suoi discepoli intorno a sé e, richiamando la loro attenzione sulla povera vedova e sul gesto da ella compiuto, disse: «In verità, io vi dico
che questa povera vedova ha gettato nella cassa delle offerte più di tutti gli altri, poiché tutti hanno gettato nel loro superfluo, ma costei del suo necessario vi ha gettato tutto ciò che possedeva, tutto quanto aveva per vivere. La vedova non sembrava ricoprire una posizione rilevante nella società del suo tempo. In realtà per lei c'era qualcosa di più importante. Le sue intenzioni erano pure e la sua offerta consisteva in tutto ciò che aveva da dare. Forse la sua offerta era più povera, più discreta e diversa rispetto a quella degli altri. Agli occhi di alcuni la sua offerta era insignificante, ma agli occhi del Salvatore, colui che discerne i pensieri e gli intenti del cuore, lei diede tutto ciò che aveva. Sorelle, stiamo dando tutto ciò che abbiamo al Signore senza riserve. Stiamo sacrificando il nostro tempo e i nostri talenti in modo che la generazione nascente possa imparare ad amare il Signore e obbedire ai Suoi comandamenti. Stiamo ministrando con amore e diligenza sia alle persone attorno a noi, sia a quelle che ci sono state assegnate, sacrificando tempo ed energie che potremmo usare in altri modi. Stiamo vivendo i due grandi comandamenti, amare Dio e amare i Suoi figli. Spesso questo amore si manifesta come servizio. Il presidente Dallin H. Oaks ha insegnato: il nostro Salvatore donò se stesso nel servizio altruistico. Ha insegnato che ciascuno di noi dovrebbe seguirlo rinunciando ai propri interessi egoistici al fine di servire gli altri. Ha poi continuato dicendo: un esempio noto di come perdersi nel servizio agli altri è il sacrificio che i genitori fanno per i figli. Le madri soffrono dolori e si privano delle loro priorità e dei comfort personali per mettere al mondo e crescere i figli. I padri adattano la loro vita e le loro priorità al sostentamento della famiglia. Gioiamo anche di coloro che si curano dei familiari invalidi o dei genitori anziani. Nessuno, prestando questo servizio, chiede: «E io che ci guadagno?». Tutto ciò richiede che si metta da parte la convenienza personale per rendere un servizio altruistico. Tutto ciò illustra il principio eterno che siamo più felici e appagati quando agiamo e serviamo per ciò che diamo e non per ciò che otteniamo. Il nostro Salvatore ci insegna a seguirlo facendo i sacrifici necessari per perderci nel servizio altruistico reso agli altri. Anche il presidente Thomas S. Monson ha insegnato che forse quando staremo faccia a faccia con il nostro creatore non ci verrà chiesto quante posizioni importanti hai ricoperto, ma piuttosto quante persone hai aiutato. In vero, non potrete mai amare il Signore fino a quando non lo servite, servendo il suo popolo. In altre parole, sorelle, non avrà importanza se siamo sedute su delle sedie comode o se siamo sopravvissute a stento alla riunione su una sedia pieghevole arrugginita in ultima fila. Non importerà nemmeno se, per necessità, siamo uscite in corridoio per confortare un bambino in preda alle lacrime. L'importante sarà che siamo arrivate col desiderio di servire, che abbiamo notato le persone che ci sono affidate nel ministero salutandole gioiosamente, e che ci siamo presentate a coloro che erano seduti con noi nella fila di sedie pieghevoli, tendendo una mano amichevole, anche se non ci è stato assegnato l'incarico di ministrare loro. E ovviamente sarà importante che facciamo tutto ciò che facciamo con l'ingrediente speciale del servizio, unito all'amore e al sacrificio. Ho compreso che non abbiamo bisogno di fare una torta al cioccolato per essere insegnanti della primaria di successo o devote, perché il punto non era la torta, ma l'amore dietro il gesto. Testimonio che quell'amore è reso sacro mediante il sacrificio di un insegnante e, ancora di più, mediante il sacrificio supremo ed eterno del Figlio di Dio. Attesto che Egli vive, lo amo e desidero mettere da parte i miei desideri egoistici per amare e ministrare alla sua maniera. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Grazie, cari sorelle. Ora la congregazione suonerà il coro per cantare S'approssima il tempo. Dopo l'inno avremo il piacere di ascoltare il presidente Henry Bearing, secondo consigliere della prima presidenza. Sarà seguito dal presidente Dallin H. Oaks, che serve quale primo consigliere della prima presidenza. My beloved sisters, mie amate sorelle, è meraviglioso riunirmi con voi. Questo è un periodo emozionante nella Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Il Signore sta riversando conoscenza sulla sua Chiesa, come promise che avrebbe fatto. Ricordate ciò che disse: per quanto tempo le acque correnti possono rimanere impure? Quale potere fermerà i cieli? Altrettanto potrebbe un uomo stendere il suo esile braccio per arrestare il fiume Missouri nel suo corso decretato o farne risalire la corrente, quanto impedire all'Onnipotente di riversare dal cielo la conoscenza sul capo dei santi degli ultimi giorni.
Una parte dell'attuale condivisione di conoscenza per mano del Signore riguarda l'accelerazione da parte sua di questo riversamento sul capo e nei cuori del suo popolo. Egli ha affermato chiaramente che le figlie del Padre Celeste svolgeranno un ruolo di primaria importanza in questa accelerazione miracolosa. Una prova di tale fatto è che egli stia guidando il suo profeta a porre un'enfasi molto maggiore sull'insegnamento del Vangelo in casa e nell'ambito della famiglia. Potreste domandarvi in che modo ciò rende le sorelle fedeli una forza di primaria importanza per aiutare il Signore a riversare la conoscenza sui Suoi santi. Il Signore risponde a questa domanda in La famiglia, un proclama al mondo. Voi ne ricordate le parole, ma potreste cogliere un nuovo significato e rendervi conto che il Signore aveva previsto questi emozionanti cambiamenti. Nel proclama, egli ha affidato alle sorelle la responsabilità di essere le principali educatrici evangeliche nella famiglia con queste parole. La principale responsabilità delle madri è quella di educare i figli. Ciò include educare nella verità e nella conoscenza del Vangelo. Il proclama prosegue affermando: padre e madre sono tenuti ad aiutarsi l'un l'altro come soci con eguali doveri. Essi sono soci alla pari nel loro potenziale di crescita spirituale e di acquisizione della conoscenza, e pertanto diventano uniti, aiutandosi a vicenda. Sono alla pari per quanto riguarda il loro destino divino di ottenere insieme l'esaltazione. In verità, non possono ottenerla singolarmente. Per quale motivo, dunque, una figlia di Dio, all'interno di un rapporto di unità e parità, riceve la responsabilità principale di nutrire, offrendo la sostanza nutritiva più importante che tutti devono ricevere, ossia una conoscenza della verità che viene dal cielo? Per quanto ne so, questa è stata la maniera del Signore sin da quando sono state istituite le famiglie in questo mondo. Fu Eva a ricevere la conoscenza del fatto che Adamo doveva mangiare il frutto dell'albero della conoscenza, affinché essi potessero osservare tutti i comandamenti di Dio e formare una famiglia. Non so perché fu Eva a ricevere per prima tale conoscenza, ma sia lei che Adamo erano perfettamente uniti quando la conoscenza fu riversata su Adamo. Un altro esempio di come il Signore usi la capacità delle donne di prendersi cura degli altri si trova nel modo in cui egli rafforzò i figli di Elaman. Ho un nodo in gola quando leggo questo resoconto e poi mi sovvengono le quiete parole rassicuranti che mi disse mia madre quando partì per il servizio militare. Elaman scrisse: le loro madri avevano loro insegnato che se non avessero dubitato, Dio li avrebbe liberati. E mi rammentarono le parole delle loro madri, dicendo: noi non dubitiamo che le nostre madri lo sapevano. Anche se non conosco tutti i motivi del Signore per affidare alle sorelle fedeli la responsabilità principale dell'educare in famiglia, credo che abbia a che fare con la vostra capacità di amare. Ci vuole un grande amore per essere più sensibili alle necessità altrui che alle proprie. Tale sentimento è il puro amore di Cristo per la persona di cui vi prendete cura. Questo sentimento di carità emana dalla persona che è stata scelta a questo scopo dopo che si è qualificata a ricevere gli effetti dell'espiazione di Gesù Cristo. Credo che il motto della società di soccorso che mia madre incarnava sia ispirato: la carità non verrà mai meno. Quali figlie di Dio avete un'innata e grande capacità di percepire le necessità degli altri e di amare. Questo, a sua volta, vi rende più sensibili ai sussurri dello Spirito. Lo Spirito può quindi guidare ciò che pensate, ciò che dite e ciò che fate per prendervi cura delle persone
in modo tale che il Signore possa riversare conoscenza, verità e coraggio su di loro. Sorelle, ciascuna di voi che ode la mia voce si trova in una posizione unica nel viaggio della sua vita. Alcune sono bambine che partecipano per la prima volta a una sessione generale delle donne. Alcune sono giovani donne che si stanno preparando a essere le persone amorevoli e premurose che Dio vuole che siano. Alcune sono da poco sposate e non hanno ancora avuto figli. Altre sono giovani madri con uno o più figli. Altre sono madri con figli adolescenti e hanno figli sul campo di missione. Alcune hanno figli la cui fede si è indebolita e che sono lontani da casa. Alcune vivono sole, senza un compagno fedele al loro fianco. Alcune sono nonne. Eppure, quali che siano le vostre circostanze personali, voi siete parte, una parte fondamentale, della famiglia di Dio e della vostra, che sia nel futuro, in questo mondo, o nel mondo degli spiriti. La responsabilità affidatavi da Dio è quella di prendervi cura di quanti più suoi e vostri familiari possibili, con il vostro amore e la vostra fede in Gesù Cristo. La vostra sfida concreta è quella di sapere di chi prendervi cura, come farlo e quando farlo. Avete bisogno dell'aiuto del Signore. Egli conosce il cuore delle persone e sa quando sono pronte ad accettare le vostre premure. La chiave del vostro successo sarà la vostra preghiera della fede. Potete fare affidamento sulla sua guida. Egli ci ha incoraggiato dicendo: chiedete al Padre in nome mio con fede, credendo che riceverete e avrete lo Spirito Santo, che manifesta ogni cosa che sia opportuna. Oltre alla preghiera, uno studio serio delle Scritture farà parte del vostro crescente potere di prendervi cura degli altri. Questa è la promessa. E non datevi pensiero in anticipo di ciò che dovrete dire, ma fate continuamente tesoro nella vostra mente delle parole di vita, e vi sarà dato nell'ora stessa la porzione assegnata ad ogni persona. Pertanto, dedicherete più tempo a pregare, a riflettere e a meditare sulle cose dello Spirito. Vedrete riversarsi su di voi la conoscenza della verità e il vostro potere di prendervi cura degli altri in famiglia crescerà. Ci saranno occasioni in cui sentirete che il vostro progresso nell'imparare come prendervi meglio cura degli altri va rilento. Ci vorrà fede per perseverare. Egli vi ha dato questo incoraggiamento. Pertanto non stancatevi di far bene, poiché state ponendo le fondamenta di una grande opera. E ciò che è grande procede da piccole cose. Ecco, il Signore richiede il cuore e una mente ben disposta. E coloro che sono ben disposti e obbedienti mangeranno le buone cose della terra di Sion in questi ultimi giorni. La vostra presenza qui stasera dimostra che siete disposti ad accettare l'invito del Signore a prendervi cura degli altri. Questo vale anche per le più giovani tra voi presenti qui stasera. Voi potete sapere di chi prendervi cura nella vostra famiglia. Se pregate con intento reale, vi verrà in mente un nome o un volto. Se pregate per sapere che cosa fare o che cosa dire, percepirete la risposta. Ogni volta che obbedirete, il vostro potere di prendervi cura degli altri aumenterà. Vi starete preparando per il giorno in cui vi prenderete cura dei vostri figli. Le madri con figli adolescenti potrebbero pregare per sapere come comportarsi nei confronti di un figlio o di una figlia che sembra indifferente al loro premure. Potreste pregare per sapere chi potrebbe esercitare l'influenza spirituale di cui vostro figlio o vostra figlia ha bisogno e che accetterebbe. Dio ascolta queste preghiere sentite offerte da madri preoccupate, risponde e manda un aiuto. Una nonna che fosse presente qui stasera potrebbe essere addolorata a causa delle tensioni e delle difficoltà vissute dai propri figli e nipoti. Potreste trarre incoraggiamento e guida dalle esperienze di alcune famiglie descritte nelle Scritture. Dal tempo di Eva e Adamo fino a Padre Israele,
per arrivare poi a ogni famiglia di cui si parla nel Libro di Mormon, troviamo una lezione certa. Non smettete mai di amare. Abbiamo l'esempio incoraggiante di quando il Salvatore si è preso cura dei figli di spirito ribelli del suo Padre Celeste. Anche quando loro e noi siamo causa di dolore, la mano del Salvatore è ancora tesa. In Terzo Nefi egli parla delle sue sorelle e dei suoi fratelli in spirito di cui aveva tentato di prendersi cura senza successo. O voi che siete del casato di Israele, quante volte vi ho raccolto, come una chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le sue ali, e vi ho nutrito. Sorelle, in qualunque punto vi troviate nel viaggio della vita, qualunque sia la vostra situazione familiare e a qualunque cultura apparteniate, il Salvatore è il vostro esempio perfetto del modo in cui ricoprirete un ruolo primario nella sua iniziativa di porre una maggiore enfasi sull'apprendere il Vangelo in casa. Porterete il vostro innato sentimento di carità nei cambiamenti riguardanti le attività e le pratiche della vostra famiglia. Questo porterà a una maggiore crescita spirituale. Pregando con i vostri familiari e per loro, sentirete l'amore che voi e il Salvatore provate nei loro confronti. Ciò diventerà sempre più il vostro dono spirituale nella misura in cui lo ricercherete. I vostri familiari lo percepiranno quando pregherete con maggior fede. Quando la famiglia si riunirà per leggere le scritture ad alta voce, voi le avrete già lette, avrete pregato al riguardo allo scopo di prepararvi. Avrete trovato dei momenti in cui pregare che lo Spirito illuminasse la vostra mente. Poi, quando toccherà a voi leggere, i membri della famiglia percepiranno il vostro amore per Dio e per la sua parola. Saranno nutriti da Lui e dal suo Spirito. La stessa effusione spirituale può manifestarsi in qualunque riunione di famiglia, se pregate per questo e lo programmate. Potrebbero volerci impegno e tempo, ma questi sforzi porteranno miracoli. Ricordo una lezione insegnata da mia madre quando ero piccolo. Riesco ancora a vedere nella mia mente la cartina colorata che aveva creato per raffigurare i viaggi dell'Apostolo Paolo. Mi chiedo come avesse trovato il tempo e la forza per farla. Ancora oggi sono benedetto dal suo amore per quell'Apostolo fedele. Ora che servo come apostolo, ciascuna di voi troverà dei modi per contribuire a questa effusione di verità sulla propria famiglia nella Chiesa restaurata del Signore. Ciascuna di voi pregherà, studierà e mediterà per sapere quale sarà il proprio contributo specifico. Di questo sono certo, tuttavia, che ciascuna di voi, unita ai figli di Dio in un rapporto paritario, sarà una parte molto importante di un miracolo relativo all'apprendere a vivere il Vangelo che affretterà il raduno di Israele e preparerà la famiglia di Dio per il glorioso ritorno del Signore Gesù Cristo. Nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen. Mie care sorelle, è meraviglioso avere alla conferenza generale questa nuova sessione per le donne della Chiesa dagli 8 anni in su. Abbiamo ascoltato il messaggio ispirato del presidente Eyring e anche dalle altre sorelle. Siamo molto lieti di lavorare sotto la direzione del presidente Nelson e siamo ansiosi di sentire le sue parole profetiche. I figli sono il dono più prezioso che riceviamo da Dio. Sono la nostra progenie eterna. Ciononostante viviamo in un'epoca in cui molte donne non desiderano né procreare né crescere figli. Molti giovani adulti rimandano il matrimonio fino al soddisfacimento di alcune necessità materiali. Tra i membri della Chiesa l'età media in cui ci si sposa è aumentata di più di 2 anni, mentre il numero delle nascite è in calo. Negli Stati Uniti, come in altri paesi, vi sono troppi pochi bambini per avere abbastanza adulti in futuro da sostenere il numero dei pensionati. Negli Stati Uniti, oltre il 40% dei bambini nasce da madri non sposate. Questi bambini sono vulnerabili. Ognuna di queste tendenze va in senso contrario al divino piano di salvezza del nostro Padre. Le donne della Chiesa comprendono che essere madri è la loro più alta priorità, la loro gioia suprema. Il presidente Gordon B. Hinckley ha detto,
Le donne trovano prevalentemente la loro massima realizzazione e felicità nella causa e nella casa e nella famiglia. Dio ha instillato nella donna qualcosa di divino che si esprime con forza pacata, grazia, pace, bontà, virtù, verità e amore. Tutte queste eccellenti qualità trovano l'espressione più vera e soddisfacente nella maternità. E ha continuato dicendo: il lavoro più importante che una donna potrà mai fare è quello di allevare e istruire, sostenere, incoraggiare e crescere i propri figli nella rettitudine e nella verità. Nulla è paragonabile a questo, qualsiasi altra cosa ella faccia. Madri, sorelle carissime, vi vogliamo bene per ciò che siete e per ciò che fate per tutti noi. Nel suo importante discorso del 2015, intitolato Un appello alle mie sorelle, il presidente Nelson ha detto: il regno di Dio non è e non può essere completo senza donne che stipulano alleanze sacre e poi le osservano, donne in grado di parlare con il potere e l'autorità di Dio. Oggi abbiamo bisogno di donne che sappiano come far avverare cose importanti mediante la loro fede e che siano paladine coraggiose della moralità e delle famiglie in un mondo ammalato dal peccato. Abbiamo bisogno di donne che guidino devotamente i figli di Dio lungo il cammino dell'alleanza verso l'esaltazione, donne che sappiano come ricevere la liberazione personale, donne che comprendano il potere e la pace derivanti dall'investitura del Tempio, donne che sappiano come attingere ai poteri del cielo perché proteggano e rafforzino i figli e le famiglie, donne che insegnino con coraggio. Tutti questi insegnamenti ispirati si basano sul proclama al mondo sulla famiglia, nel quale questa Chiesa restaurata riafferma dottrina e pratiche che erano al centro del piano del Creatore fin da prima che Egli creasse la terra. Ora vorrei parlare al gruppo più giovane di questa platea. Mie care giovani sorelle, a motivo della vostra conoscenza del Vangelo restaurato di Gesù Cristo, voi siete speciali. La conoscenza che avete vi permetterà di sopportare e di superare le difficoltà della crescita. Fin da piccole avete preso parte a progetti e programmi che vi hanno aiutato a sviluppare talenti nell'apprendere, nello scrivere, nel parlare e nel pianificare. Avete imparato a comportarvi responsabilmente e a resistere alle tentazioni di mentire, imbrogliare, rubare o assumere droghe o alcol. La vostra unicità è stata riconosciuta in uno studio realizzato dalla University of North Carolina sugli adolescenti americani e la religione. Un articolo del Charlotte Observer, che aveva per titolo «Adolescenti mormoni, migliori dei loro coetanei nell'affrontare le sfide dell'adolescenza», l'articolo concludeva che ai mormoni riesce meglio che agli altri evitare comportamenti rischiosi, andare bene a scuola e avere un atteggiamento positivo verso il futuro. Uno dei ricercatori, che aveva intervistato la maggior parte dei nostri giovani, ha detto: pressoché in tutte le categorie analizzate l'andamento era chiaro. I mormoni erano primi. Perché voi reagite meglio alle difficoltà della crescita? Perché voi, cari giovani, comprendete il grande piano di felicità del nostro Padre Celeste. Questo piano vi dice chi siete e qual è lo scopo della vostra vita. I giovani che hanno questo tipo di comprensione sono i migliori per quanto riguarda il risolvere i problemi e lo scegliere ciò che è giusto. Voi sapete di poter avere l'aiuto del Signore per superare tutte le difficoltà legate alla crescita. Un'altra ragione per cui siete così efficaci è il fatto che sapete di essere figli di un Padre Celeste che vi ama. Sono certo che conoscete il nostro bellissimo inno «Tu, Signor, ci sei vicino». Le parole del primo verso, che tutti abbiamo cantato e in cui crediamo, dicono: «Tu, Signor, ci sei vicino, ci proteggi notte e dì, ti diletti a benedirci
se facciamo sempre il bene. Qui troviamo due insegnamenti. Il primo è che il nostro Padre Celeste ci è vicino e veglia su di noi giorno e notte. Pensateci, Dio ci ama, ci sta vicino e veglia su di noi. Il secondo è che Egli si diletta a benedirci quando cerchiamo di fare ciò che è giusto. Quale conforto nel mezzo delle nostre ansie e delle nostre difficoltà? Sì, care giovani, voi siete benedette e meravigliose, ma anche voi, come tutti gli altri figli del Padre Celeste, dovete cercare di fare ciò che è giusto. A questo proposito, potrei darvi consigli su molti diversi argomenti, ma ho deciso di trattarne solo due. Il mio primo consiglio riguarda i cellulari. In un recente sondaggio nazionale, più della metà degli adolescenti statunitensi ha dichiarato di passare troppo tempo al cellulare. Più del 40% ha detto di sentirsi in ansia quando è lontano dal proprio telefonino. La cosa è risultata più frequente tra le femmine che tra i maschi. Mie giovani sorelle e anche sorelle adulte, limitate l'uso del cellulare e riducete la vostra dipendenza da esso e sarà una benedizione per voi. Il mio secondo consiglio è ancora più importante. Siate gentili con gli altri. Molti dei nostri giovani lo sono già. Gruppi di giovani in alcune comunità hanno dimostrato a tutti noi come fare. Ci siamo sentiti ispirati dagli atti di gentilezza compiuti dai nostri giovani verso chi aveva bisogno di amore e aiuto. Sono molti i modi in cui portare quell'aiuto ed esprimete quell'amore verso il prossimo. Vorremmo che tutti seguissero il vostro esempio. Allo stesso tempo sappiamo che l'avversario tenta tutti noi a essere scortesi e vi sono tuttora molti esempi di questo, persino tra i bambini e i giovani. La cattiveria continua prende molte forme, come il bullismo, il coalizzarsi contro qualcuno o il fare gruppo con lo scopo di emarginare altri individui. Azioni di questo tipo infliggono intenzionalmente dolore a compagni di classe e amici. Mie giovani sorelle, il Signore non è contento quando siamo crudeli o meschini con gli altri. Ecco un esempio. So di un giovane profugo, qui nello Utah, che veniva preso in giro perché era diverso. Ad esempio perché parlava nella sua lingua d'origine. Veniva perseguitato da una banda di giovani benestanti, fin tanto che non ha reagito in un modo che gli è costato più di 2 mesi di carcere e il rischio di espulsione. Non so cosa abbia spinto questo gruppo di giovani, molti dei quali membri della Chiesa come voi, ma posso vedere l'effetto della loro meschinità, una tragica esperienza ai danni di un figlio di Dio. Piccole azioni malevole possono avere conseguenze devastanti. Quando ho sentito questa storia l'ho messa a confronto con ciò che il nostro profeta, il presidente Nelson, ha detto alla recente riunione mondiale dei giovani. Nel chiedere a voi e a tutti gli altri giovani a contribuire al raduno di Israele ha detto: siate diversi dal mondo. Voi ed io sappiamo che dovete essere una luce per il mondo. Pertanto il Signore ha bisogno che voi siate veri discepoli di Gesù Cristo nell'aspetto, nel parlare, nel comportamento e nel vestire. I giovani del battaglione a cui il presidente Nelson vi ha invitato a unirvi non trattano gli altri in modo meschino, seguono l'insegnamento del Salvatore di essere premurosi, amorevoli e sensibili verso gli altri e di porgere persino l'altra guancia quando riteniamo che ci venga fatto del male. In un discorso tenuto a una conferenza generale all'incirca quando voi siete nati, il presidente Gordon B. Hinckley ha elogiato le bellissime giovani donne che stanno cercando di vivere il Vangelo. Le ha descritte proprio come io vorrei descrivere voi. Esse sono generose l'una con l'altra. Cercano di rafforzarsi reciprocamente.
sono l'orgoglio dei loro genitori e delle case dalle quali vengono. Esse si stanno avvicinando all'età adulta e continueranno a seguire gli ideali che ora le stanno motivando. Il presidente Nelson ha detto: non v'è limite al bene che possiamo compiere. Come servitore del Signore dico a voi giovani donne che questo mondo ha bisogno della vostra bontà e del vostro amore. Siate gentili verso gli altri. Gesù ci ha insegnato ad amarci reciprocamente e a trattare gli altri nel modo in cui vorremmo essere trattati. Mie care sorelle, se siete coinvolte in qualche forma di cattiveria o di meschinità, singolarmente o in gruppo, decidete fermamente adesso di cambiare e incoraggiare gli altri a cambiare. Questo è il consiglio che vi do in veste di servitore del Signore Gesù Cristo, poiché il suo spirito mi ha spinto a parlarvi di questo importante argomento. Prendo testimonianza di Gesù Cristo, il nostro Salvatore, il quale ci ha insegnato ad amare gli uni gli altri come Lui ci ha amati. Prego che lo faremo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Care sorelle, esprimiamo a ciascuna di voi il nostro apprezzamento sincero per aver trascorso questa serata con noi. Ringraziamo il coro e tutte coloro che hanno partecipato e riconosciamo con gratitudine coloro che hanno contribuito in qualunque modo alla preparazione di questa riunione. L'ultimo oratore di questa sessione sarà il nostro amato profeta, il presidente Russell M. Nelson. Dopo l'intervento del presidente Nelson, il coro concluderà la riunione cantando «Porteremo al mondo la sua parola». La preghiera di chiusura sarà quindi offerta dalla sorella Jennifer Free, che serve nel Consiglio Generale della Primaria. È meraviglioso essere con voi, mie care sorelle. Forse un'esperienza che ho vissuto di recente vi darà un'idea di quello che provo per voi e per le supreme capacità di cui siete dotate, che vi separano dal resto del mondo. Siete dotate di capacità davvero straordinarie. Confesserò che un giorno, mentre parlavo a una congregazione in Sud America, l'argomento mi ha coinvolto al punto che, durante un passaggio cruciale, ho detto: in qualità di madre di 10 figli, posso dirvi che... E quindi ho continuato il mio messaggio. Non mi sono reso conto di aver utilizzato la parola madre. Chi stava traducendo, presumendo che avessi sbagliato, ha sostituito la parola madre con padre. Così la congregazione non ha mai saputo che mi ero definito una madre. Mia moglie Wendy, tuttavia, lo ha sentito ed è rimasta felicissima del mio lapsus freudiano. In quel momento, il mio profondo desiderio di fare la differenza nel mondo, come soltanto una madre può fare, è traboccato dal mio cuore. Nel corso degli anni, ogni volta che mi è stato domandato perché ho scelto di diventare medico, la mia risposta è stata sempre la stessa: perché non potevo scegliere di diventare madre. Vi prego di comprendere che quando uso la parola madre non mi riferisco solamente alle donne che hanno messo al mondo, che hanno adottato dei figli in questa vita. Parlo di tutte le figlie adulte dei nostri genitori celesti. Ogni donna è una madre in virtù della propria eterna natura divina. Quindi, stasera, in qualità di padre di 10 figli, 9 femmine e un maschio, e di presidente della Chiesa, prego che possiate percepire i profondi sentimenti che nutro per voi, per le persone che siete e per tutto il bene che potete fare. Nessun altro può fare ciò che una donna retta è in grado di fare. Nessuno può riprodurre l'influenza di una madre.
Anche gli uomini possono trasmettere l'amore del Padre Celeste e del Salvatore per gli altri. E spesso lo fanno. Ma le donne possiedono un dono speciale per questo. Un'investitura divina. Voi avete la capacità di sentire ciò di cui gli altri hanno bisogno e quando ne hanno bisogno. Potete tendere una mano, confortare, insegnare e rafforzare qualcuno nel preciso momento in cui ne ha necessità. Le donne vedono le cose in modo diverso dagli uomini e, oh, quanto ci occorre il vostro punto di vista. La vostra natura vi porta a pensare prima agli altri, a riflettere sugli effetti che qualunque azione avrà sul prossimo. Come ha indicato il presidente Eyring, è stata la nostra gloriosa madre Eva che, grazie alla sua ampia visione del piano del nostro Padre Celeste, ha dato inizio a quella che noi chiamiamo la caduta. La sua scelta saggia e coraggiosa e la decisione solidale di Adamo hanno fatto avanzare il piano di felicità di Dio. Hanno fatto sì che tutti noi potessimo venire sulla terra, ricevere un corpo e dimostrare che avremmo scelto adesso di stare dalla parte di Gesù Cristo, proprio come facemmo nella vita preterrena. Mie care sorelle, voi avete doni e inclinazioni spirituali speciali. Stasera vi esorto, con tutta la speranza del mio cuore, a pregare per comprendere i vostri doni spirituali, per coltivarli, usarli e svilupparli ancora di più rispetto a quanto abbiate mai fatto finora. Nel farlo, voi cambierete il mondo. Come donne, voi ispirate gli altri e offrite un esempio degno di emulazione. Permettetemi di raccontarvi il contesto dietro a due degli annunci principali fatti durante la scorsa conferenza generale. Voi, sorelle mie, avete ricoperto un ruolo essenziale in ciascuno di essi. Primo, il ministero. Il modello supremo di ministero è quello del nostro Salvatore, Gesù Cristo. In genere, le donne sono, e sono sempre state, più vicine a quel modello rispetto agli uomini. Il vero ministero consiste nel dare seguito alle sensazioni che ci spingono ad aiutare qualcun altro a sentire di più l'amore del Salvatore. Tale propensione a ministrare è propria delle donne rette. Conosco donne che chiedono ogni giorno in preghiera: chi desideri che aiuti oggi? Prima dell'annuncio di aprile 2018 riguardante questo metodo più elevato e più santo di prendersi cura degli altri, alcuni uomini si limitavano a spuntare come fatto la propria casella dell'insegnamento familiare e a passare all'impegno successivo. Ma quando voi percepivate che una sorella a cui stavate facendo visita necessitava di aiuto, agivate immediatamente e in modo continuativo nel corso del mese. Perciò è stato il vostro modo di fare insegnamento in visita che ha ispirato il nostro passo in avanti verso il ministero. Secondo, durante la scorsa conferenza generale abbiamo anche riorganizzato i quorum del sacerdozio di Melchisedec. Mentre eravamo impegnati a capire come aiutare gli uomini della Chiesa a essere più efficaci nelle loro responsabilità, abbiamo preso in attenta considerazione l'esempio della società di soccorso. Nella società di soccorso si riuniscono donne di diverse fasce d'età che stanno vivendo differenti fasi della vita. Ogni età porta con sé sfide uniche. Eppure, eccovi lì, settimana dopo settimana, che vi riunite, crescete, vi insegnate il Vangelo a vicenda e che fate una reale differenza nel mondo. Seguendo il vostro esempio, ora i detentori del sacerdozio di Melchisedec fanno parte del quorum degli anziani. Questi uomini hanno dai 18 ai 98 anni, o anche di più, e hanno vissuto esperienze nel sacerdozio e nella Chiesa tanto diverse quanto è diversa la loro età. Ora questi fratelli possono creare dei legami fraterni più forti, imparare insieme e benedire gli altri in maniera più efficace.
Lo scorso giugno, io e la sorella Nelson abbiamo parlato ai giovani della Chiesa. Li abbiamo invitati ad arruolarsi nel battaglione di giovani del Signore per contribuire a radunare Israele da entrambe le parti del velo. Questo raduno è la sfida più grande, la causa più grande e l'opera più grande sulla terra oggi. Questa causa necessita disperatamente delle donne, perché le donne plasmano il futuro. Quindi oggi, in veste di profeta, estendo a voi, donne della Chiesa, una supplica, quella di plasmare il futuro, contribuendo a radunare la dispersa Israele. Da dove potete cominciare? Vorrei offrirvi 4 inviti. Primo, vi invito a prendere parte a un digiuno di 10 giorni dai social media e da qualunque altro mezzo di comunicazione che faccia sorgere nella vostra mente pensieri negativi o impuri. Pregate per sapere quali influenze allontanare durante il vostro digiuno. L'effetto di questi 10 giorni di digiuno potrebbe sorprendervi. Che cosa notate dopo esservi prese una pausa dalle prospettive del mondo che stavano ferendo il vostro spirito? Volete riservare il vostro tempo e le vostre energie a qualcosa di diverso ora? Una qualunque delle vostre priorità è cambiata, anche solo di poco? Vi esorto ad annotare e a dare un seguito a ogni impressione che ricevete. Secondo, vi invito a leggere il Libro di Mormon, da qui alla fine dell'anno. Per quanto possa sembrare impossibile, con tutto ciò di cui dovete occuparvi nella vita, se accetterete questo invito con pieno intento di cuore, il Signore vi aiuterà a trovare un modo per avere successo. Inoltre, vi prometto che se unirete la preghiera allo studio, i cieli si apriranno per voi. Il Signore vi benedirà con maggiore ispirazione e rivelazione. Mentre leggete, vi incoraggio a evidenziare ogni versetto che parla di Gesù Cristo o che fa riferimento a Lui. Dopodiché, abbiate la volontà di parlare di Cristo, gioire in Cristo e predicare il Cristo con le vostre famiglie e i vostri amici. Sia voi che loro vi avvicinerete al Salvatore tramite questo processo e inizieranno a verificarsi dei cambiamenti, persino dei miracoli. Questa mattina è stato fatto un annuncio riguardante il programma delle riunioni domenicali e il nuovo materiale di studio incentrato sulla casa e sostenuto dalla Chiesa. Voi, mie care sorelle, siete una chiave del successo di questo nuovo ed equilibrato impegno dedicato all'insegnamento del Vangelo. Vi prego di insegnare a coloro che amate ciò che state imparando dalle Scritture. Insegnate loro come volgersi al Salvatore per godere del suo potere guaritore e purificatore quando peccano. Insegnate loro come attingere al suo potere fortificante ogni giorno della loro vita. Terzo, stabilite un programma per frequentare regolarmente il Tempio. Questo potrebbe esigere un po' più di sacrificio da parte vostra. Passando regolarmente più tempo nel Tempio, darete modo al Signore di istruirvi riguardo a come attingere al potere del suo sacerdozio, tramite cui avete ricevuto l'investitura nel suo Santo Tempio. Invito coloro che non vivono vicino a un Tempio a servirsi della preghiera per studiare nelle Scritture, nella parola dei profeti viventi, ciò che riguarda i Templi. Sforzatevi di sapere di più, di comprendere di più e di nutrire dei sentimenti più forti per ciò che riguarda i Templi, più di quanto abbiate mai fatto finora. Durante la riunione mondiale per i giovani dello scorso giugno, ho raccontato di come la vita di un giovane uomo sia cambiata quando i suoi genitori hanno sostituito il suo smartphone con un cellulare senza connessione internet. La madre di questo giovane uomo è un'impavida donna di fede.
Aveva notato che il figlio stava andando verso delle scelte che avrebbero potuto impedirgli di svolgere una missione. Ha portato le proprie suppliche al Tempio per sapere quale fosse il modo migliore per aiutarlo. Dopodiché ha dato seguito a ogni impressione ricevuta. Ho sentito lo Spirito che mi guidava a controllare il cellulare di mio figlio in momenti specifici per trovare determinate cose, ha detto. Io non so come usare questi smartphone, ma lo Spirito mi ha guidata fra tutti quei social media che io non utilizzo nemmeno. So che lo Spirito aiuta i genitori che cercano una guida per proteggere i propri figli. Dapprima mio figlio era furioso con me, ma dopo solo 3 giorni mi ha ringraziata. Riusciva a sentire la differenza. Il comportamento e l'atteggiamento del figlio sono cambiati drasticamente. È diventato più servizievole in famiglia, sorrideva di più ed era più attento in chiesa. Ha amato servire per un periodo presso il battistero di un tempio e prepararsi per la missione. Il mio quarto invito, per voi che ne avete l'età, è quello di partecipare pienamente alla società di soccorso. Vi esorto a studiare l'attuale dichiarazione di intenti della società di soccorso. È fonte di ispirazione. Vi guiderà nello sviluppare una vostra dichiarazione di intenti personale. Vi chiedo anche di assaporare le verità contenute nella dichiarazione della società di soccorso, pubblicata circa 20 anni fa. Una copia incorniciata di quella dichiarazione è appesa nell'ufficio della prima presidenza. Mi emoziono ogni volta che la leggo. Descrive chi siete e ciò che il Signore necessita che siate in questo preciso momento, mentre fate la vostra parte per contribuire a radunare la dispersa Israele. Mie care sorelle, abbiamo bisogno di voi. Abbiamo bisogno della vostra forza, della vostra conversione, della vostra convinzione, della vostra capacità di dirigere, della vostra saggezza e delle vostre voci. Semplicemente non possiamo radunare Israele senza di voi. Vi voglio bene. Vi ringrazio. E vi benedico ora, con la capacità di lasciarvi il mondo alle spalle, mentre date il vostro contributo in quest'opera fondamentale e impellente. Insieme possiamo fare tutto ciò che il Padre Celeste ha bisogno che facciamo per preparare il mondo alla seconda venuta di suo Figlio. Gesù è il Cristo. Questa è la sua Chiesa. Rendo testimonianza di questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Our dear Heavenly Father, nostro amato Padre Celeste, siamo molto grati per essere qua tutti insieme come tue figlie in tutto il mondo e siamo contenti di aver avuto la comprensione del tuo spirito. Padre, siamo grati di tutto quello che abbiamo ascoltato. Siamo grati per i loro messaggi e siamo grati per lo spirito che abbiamo sentito e per tutto quello che ci è stato insegnato. Padre Celeste, sappiamo che tuo figlio guida questa chiesa e questa è vera. E crediamo nel nostro profeta. E siamo felici di poter comprendere le benedizioni di avere il profeta oggi che ci guida. E speriamo di avere il coraggio, la forza e il desiderio di portare avanti quello che ci è stato insegnato con fede. Padre Celeste, noi desideriamo di continuare sul sentiero dell'alleanza che sappiamo che ci riporterà da tuo figlio. Ti preghiamo affinché tu ci possa aiutare, affinché i nostri pensieri e le nostre azioni possano sempre essere degni di avere lo Spirito con noi. In questo momento, alla fine di questa sessione, ti preghiamo affinché possiamo tornare a casa in sicurezza e possiamo essere preparati per prenderci cura delle nostre famiglie, dei nostri rioni, dei nostri vicini e delle nostre comunità e possiamo prenderci cura gli uni degli altri. Ti siamo molto grati per le molte benedizioni che abbiamo nella nostra vita e ti vogliamo bene a tuo figlio e chiediamo che il tuo spirito accompagni noi e quelli che amiamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.